Lunedì della sesta settimana del tempo ordinario. Ascoltiamo. Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele, la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno del cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Fratelli e sorelle, anche Gesù percorre la via dei profeti. Si presenta come non ce l'aspetteremmo. Non lo trova chi cerca miracoli. Se noi cerchiamo dei miracoli, non troveremo Gesù. Chi trova sensazioni nuove, esperienze intime, cose strane, no. Chi cerca una fede fatta di potenza e segni esteriori, no, non lo troverà. Soltanto lo trova invece chi accetta le sue vie e le sue sfide, senza lamentele, senza sospetti, senza critiche e morsi lunghi. Gesù, in altre parole, ti chiede di accoglierlo nella realtà quotidiana che vivi, nella Chiesa di oggi, così come lui è, in chi hai vicino ogni giorno. Accogliere Gesù che ti è vicino ogni giorno, nella concretezza dei bisognosi, nei problemi della tua famiglia, nei genitori, nei figli, nei nonni. Accogliere Dio lì. C'è Lui che ci invita a purificarci nel fiume della disponibilità e in tanti salutari bagni di umiltà. Ci vuole umiltà per incontrare Dio, per lasciarsi incontrare da Lui. Come diceva Papa Francesco, ci vuole umiltà per incontrare Dio, ma anche per lasciarsi incontrare da Lui. Bellissimo questo, bellissimo. Ascoltiamo il Salmo d'oggi, il 40, o secondo la versione 50, che ci dà forse la chiavetta dell'interpretazione o la sintesi dell'interiore dell'uomo che ha sperimentato, sperimenta il peccato. Parla il Signore, Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle, ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere.
Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. È forte, forte il Salmo. Forte il Salmo perché molte volte, come noi abbiamo dentro di noi un giustiziere, tu ed io vogliamo fare giustizia davanti a una società che si comporta male, davanti a una guerra, davanti alle difficoltà. E siamo questi sempre pronti per dire, sì, quello ha sbagliato così, quello è colpa di quello. Ma la parola mette in evidenza che siamo noi che ci mettiamo, dice, la sua parola alle spalle, cioè diventa un peso, questo significa. La parola non guida i nostri passi. Se la parola guidasse i nostri passi, non saremmo come Caino, saremmo piuttosto come Abele, perché secondo un Midrash, un racconto ebraico, Abele ha dato il meglio di sé, ha presentato come regalo, no? Non come un'offerta per un perdono, no, come un regalo, come dire a Dio, grazie perché mi hai concesso questo lavoro, grazie perché mi dai la capacità per allevare questi animali, e gli dà il migliore. Invece Caino no, Caino invece di essere gradito alle capacità che ha, dà, sì, ha portato i frutti della terra, del suo lavoro, ma non il meglio. Ha preso un po' e va bene, gli ha sicuramente per insegnamento dei suoi genitori, no? Tutte e due hanno ringraziato Dio, ma ricordiamo che la vita della Genesi è un prototipo della nostra vita, cioè sta mettendo in manifesto come è la nostra vita. E la nostra vita è così, diventa tirchia, diventa avara, diventa, sembra le queste delle chiese, no? Clic, 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 e sono soltanto delle monete perché sembra che sia dato troppo. Invece per altre cose personali, che sono in più, anzi, che fanno del male pure alla propria persona, sigarette, roba varia, escono le banconote. È la contraddizione interna dell'uomo, che sperimenti tu, che sperimento io. Dice la parola che a Caino ha sentito invidia di Abele. Perché? Perché pensava a prendere per stupido Dio. Pensava a poter ingannarlo. Pensava che a Dio se le poteva considerar come uno qualunque. E chi considera all'altro come uno qualunque se non chi si crede superiore o che si crede pari? Ecco, in Caino già era cresciuto questo egoismo, questo individualismo, questo essere potente, sono di più, sono più importante. E risulta che Abele, con la sua semplicità ma con la sua generosità, ha guadagnato, per dirlo così, il cuore di Dio. È bello perché è la nostra storia, la nostra storia. E la terra grida il peccato, grida il sangue. Ricordati che il sangue è la vita, e questa, come se fosse ancora viva nella terra, le grida. E come dicevano i latini, res clamat Dio. La cosa, il sangue, le grida a Dio. Quando una persona ha rubato una cosa, resclama a Dio. Quella cosa le grida a Dio e le dice, guarda che mi hanno tolto dal mio proprietario. Guarda, è forte questo, eh? E così Dio che ascolta e che tiene presente tutta la nostra vita, tutto quello che noi pensiamo,
sa qual è la nostra intenzione. Qual era l'intenzione di Abele? Essere gradito, contento, quasi quasi come Adamo amavamo quando ha visto Eva e disse la parola che saltava di gioia, era felice, cantava, non sapevo, impressionante, perché ha capito che quello era parte del suo. Invece Caino no, Caino vede che perde importanza, che perde territorio, che perde la sua sicurezza, ed è meglio eliminare quello. Ecco perché loro, trovandosi con un Dio che scende, che parla con loro, alla fine non hanno capito totalmente. Alla fine non hanno capito la bellezza, l'importanza, la potenza e la bellezza di trovarsi con un Dio che parla a loro, che viene al loro incontro. Un Dio che è presente in continuazione. Un Dio che li guarda senza, dice la parola, senza l'invidia. Uno che è capace di guardare al di là di quello esteriore. Perciò la parola dice, non è, Dio non guarda come guarda l'uomo. Una parola potente, una parola di salvezza, una parola che tiene un'efficacia grandissima, grandissima, grandissima proprio. Ecco, il Signore viene a liberarci, a darci la salvezza. Non nasconderti, non nasconderti come Adamo, come Eva, che si sono nascosti da Dio, ma si sono nascosti anche tra di loro. Ecco il problema, l'uomo cerca uccidersi alla fine. Cancellando la presenza di Dio, non fa un'altra cosa che uccidersi. Perde la propria vita, perde, perché perde la dimensione, perde la sua natura. Già non è più un figlio di Dio, sennò che sembra come un frutto dell'errore. E così lo vuole fare credere a brutta bestiaccia, no? Il Dio che cerca all'uomo e l'uomo che si nasconde. Guarda come funziona la cosa. L'uomo che si nasconde di Dio, alla fine cerca di distruggere il simile. L'uomo che cerca distruggere il proprio uomo. E questo dove si dà? Lo diceva Papa Francesco. Non solo si dà, mettiamolo in una guerra, si dà in una malattia, si dà nella propria famiglia. Uno distruggere l'altro. Perché? Perché ha paura dell'altro. Perché ha paura di che l'altro le possa fare del male. Ecco perché una coppia che non si mette davanti a Dio non può restare unita, perché se dopo, invece di conoscersi di più, si disconoscono, già non si riconoscono più. Non so chi sei, non so queste nuove abitudini, non ti conosco più. E quando non si conosce più, non si ama più, perché l'egoismo ha coperto gli occhi, non si può vedere l'altro com'è, se non se lo vede come un nemico. E alla fine, morale della favola, l'uomo si distrugge a se stesso, l'uomo distrugge a se stesso. Pensaci un po' nella tua vita, quante volte hai sperimentato questo? Quante volte hai voluto distruggere l'altro? Può darsi non tanto volontariamente, può darsi anche inconsciamente. Quante volte hai sentito invidia? Quante volte hai detto, ah, che è meglio che l'altro sia caduto, che l'altro abbia questa malattia, così impara, così impara. Come se a Dio gli importasse, come se Dio volesse colpirci, darci malattie, vederci soffrire. No. Le sofferenze ce le creiamo noi per il nostro peccato, perché il frutto del nostro peccato, il frutto della nostra invidia, il frutto della nostra gelosia, il frutto di non credere alla fine che tu sei un figlio di Dio e che Dio è il tuo pastore,
e come il Dio tuo pastore non manca nulla. E quando entra questo dubbio, uno distrugge tutto quello che tiene attorno. Forza, coraggio! Continuiamo ad iniziare questa settimana con una potenza grandissima. Il Signore ci ricordi che noi siamo nati per la vita eterna, perché la nostra ultima fermata è nel cielo. Buona giornata.